Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno signora. Senta, mi scusi, sa? Io telefono a Milano, sono l'architetto Curiossi. Sì? Ecco, pronto? Mi sente? Sì. Io la sento bassa. Anch'io. Anche lei. Senta, perché ride, signora? No, così, dica. Ah, ecco, no. Siccome siamo stati, io e il mio studio, Curiossi, incaricati di venire a ristrutturare la vostra zona. Ecco, lì dove abitate anche voi, vero? Vero? Pronto? Quale zona? La zona dove abitate, appunto. Ora, lì deve essere costruito un grande enorme cimitero. Ma cos'è, un maneggio di cavalli? Sentito di tuire. Mi scusi. Dica. No, se un maneggio io maneggio. Pronto. No, sì, brava, mi fa piacere che lei rida, perché quando si dice cimitero la gente di solito non vide tanto, no? Allora dice, bisogna adere al suolo le case, anche la vostra, e poi costruire un bellissimo cimitero. A meno che voi non accettiate di ospitare qualche loculo in casa. Qualche bello culino nuovo, fresco. E arrivano sempre fiori, perché vedrete i parenti che vengono a pregare sull'oculo, sulle tombe. A che piano state voi? Piano terra, bene, poi avete anche qualche inumato, interrato, benissimo, loculi a parete, loculi, sì, bene, fai anche un bel cavò. Ascolta, ma te chi ti ha sciolto? Guardi, io le devo dire come ha fatto a capire. A capire, perché io stamattina l'ho fatta sciolta. Come ha fatto a capire? Sono andata a gabinetto e faceva così, la sicuro, faceva proprio così, capisce? Allora, però ora sto meglio. Sì, ho qualche rigurgito di stomaco, ma insomma va abbastanza bene, insomma, gli intestini sono abbastanza puliti, ecco. Io vorrei dire, lei è molto simpatica, no? Io verrei anche lì volentieri, siccome la settimana prossima devo essere in zona con i miei operai, no? Verrei benissimo a fare un sopruo al luogo, sopra di lei, volentieri. Insomma, posso fare un sopralluogo? No. Eh? No, non importa. Come? Non importa. Perché mi dica no, perché? Io vorrei tanto fare un sopralluogo, ecco, proprio sopra di lei. Cioè, no, se lo faccio sopra di se stesso. Lei si, no, sopra di me stesso non mi riesce. Lei si distende, io vengo sopra e faccio un sopralluogo. È andata via? Ma che pirla, io ero diventato eterosessuale improvvisamente e questa qui, ma io la mi chiamo, ci mancherebbe, era simpatica questa ragazza, certo, parola dell'architetto Curiossi, e poi certe architetture non mi lasciano indifferente. Pronto? Questo telefono è sotto controllo della polizia. Sì, polizia, mi fa piacere. Senta, infatti ho un fratello nella polizia e un cugino nei carabinieri. Vai a segnarti il numero e dalla polizia. Sì. Dimmi, qual è il numero? Poverina, lei ha fatto di tutto per... Però bisogna la richiami, cioè... Pronto? Oh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi fa piacere enormemente parlare anche con un uomo di casa, perché la signorina si era messa a ridere, signorina, non so bene, mi è sembrata un po' simpatica, ma non avesse preso molto sul serio la mia proposta, insomma. Allora le parlo da uomo a uomo, si fa per dire. Ecco, io sono l'architetto Curiossi, telefono da Milano, e siamo stati incaricati di ristrutturare la nostra zona, di praticamente radere al suolo tutte le abitazioni per fare un grande cimitero, un nuovo cimitero nella vostra zona. Senti, perché a Milano non lo potete fare?
A Milano ne abbiamo già abbastanza di cimiteri, sì, e ora li facciamo dalle vostre. Prima o poi si tira la bomba e ci vuole un altro. La bomba? Sì. A chi? A Milano. Voi? Poveri, sì, sì. Teuoni! Ci vengo io! Povero teuone, lei, voi toscani, teuoni! Sì. Che uoni siete, sì, Paocchini, Pinocchione sei, dai. No, guardi, anzi, tu, no. volevo avere un sopralluogo con quella signorina di prima, sì, si ma figuri. Ma che sembra il Pinocchione? No, caro, no. Assolutamente no, io sono milanese puro, milanese puro, e non lo prendo nel culo, caro. No, assolutamente. Non lo vedi dall'altra parte? Teuone, africano, Pinocchio. Africano. Comunque, fatelo a Milano, un bel cimitero, che ci vuole. Il cimitero lo facciamo dove state voi. Se voi però, stavo dicendo a quella signorina, se ospitate in casa dei loculi, noi non abbattiamo la casa, capisce? Allora ci vieni te quando muoi qui. Quando muoi? Quando, ma non sapete nemmeno l'italiano, te uoni. Poi dite che la lingua italiana è nata lì da voi. Ma te parli italiano? Certamente, italiano sì? puro. Te uoni si parla italiano. Ma io ho una allora, questa è un'altra nuova moda. Io la ero blesa, ho la ero moscia io, ce l'ho moscia, sì, capisci? Sì, come l'uccello. Ma come l'uccello? Non è vero, l'uccello ce l'ho duo, sì, duo. Sì, come senti, quello di Bossi? Come quello di Bossi? Viva Bossi, viva la Lega! Senti, io c'ho da mangiare. Lega, te vuole. Senti, ci vuole da fanculo, ti ci devo mandare. No, non ci vado, non ci, se tu mi ci mandi, allora, tu non mi ci vado. Te vuole. Evidentemente ho richiamato perché è troppo simpatico anche lui, sì, simpaticissimo. Pronto? Pronto? Guardi, io voglio parlare da uomo a uomo. Io non voglio ma più. Ma come fai che a parlare lei... da uomo a uomo se te non sei un uomo? Ma io sono un uomo, no, guarda. No, te sei un frocio. Ma come un frocio? Sì. Ma vedi questi termini. Si dice culattone, si dice casomai. Ah, sei un culattone, Sì, no, non sono un culattone. Detto che si dice. Giù, e va via. Sempre più brevi le telefonate, sempre più brevi. Io vorrei. Ciao, culi rossi? Culi rossi? Culi rossi? Scusi, chi è? Ciao, come ti chiami? Di nome? Come ti chiami di nome? Chi è? Mi passi il babbo, la mamma? Ma chi ne so? Ma che fai? Chi è? Pronto? Pronto! Sì? Ma quel bambino è maleducato, Ma scusi. Mi ha detto, vaffanculo, mi ha detto. Ma chi? Questo bambino. Ma non credo proprio, no, guardi. Ha tirato su e ha detto vaffanculo. Ma che sistema quello? Mi scusi, signora, io non vorrei, ma lo educo meglio suo figlio, Ma ha tirato, senta, su, ma ha detto, lei mi sa che sogna. Quella vocina, ma l'ho sentito benissimo, vaffanculo, ha detto così. Ma lei, senta, mi sa, a me ha sbagliato sì, il numero. No, questo. No, non ha sbagliato il numero. Anche se avessi sbagliato il numero, uno non dice vaffanculo appena tira su. Ma io non credo, mia figlia ha detto pronto, ma c'ha chi figlia, è? Una bambina, è una bambina? Sì, è una bambina, poi mia figlia maleducata. No, le mi ha detto a me, ha tirato su, ha fatto vaffanculo e poi ha detto pronto, dopo. Ma prima non ha detto so. Vaffanculo. Glielo chieda. Veramente ha detto rispondo io, mamma. Sì, e poi ha detto vaffanculo, l'avrà ma sentita non credo, anche lei. Scusa, gli ha detto una parolaccia? No. Ma sì che l'ha detta. Senta, un che mi dica chi desidera. Oh, senta, culi rotti? No, rotti non è. No? No. E culi almeno? Ah? Culi? Rotti? No. Sicura? Sono sicura sì. Ma no, è sicura sì. No, dipende. Ma lei, voglio dire, dipende, lo sarà, lei lo deve sapere, insomma. Io ci credo che lei mi dica no, però se io le richiedo un'altra volta, culi rotti? Io senta, ma lei mi sa che vuole prendere un po' in un giro, Io? Ma ci mancherebbe altro. Io alzo, lui alza, dice vaffanculo un bambino. Io non posso nemmeno rispondere, senta, perché guardi, è un bambino. Una bambina, e poi dico culi rotti, lei dice no. E io come faccio a controllare? Bisogna che controlli. Scusi, abbia pazienza. Almeno un ditino ce lo devo mettere, per capire. Giusto? Senta, mi scusi, lei ha sbagliato. Stai attento, ma... se io non la denuncio, perché c'ho un cognato in polizia, sa? Io c'ho un fratello massalumiere. Allora senta, mi scusi, rompi meno le scatole. E rompi meno le scatole, rompa si dice, rompa. Rompi i congiuntivi, per favore. Pronto, mi sente? Con chi parlo?
Pronto, signora, mi scusi, io telefono da Milano, mi sente? Sì, dica. Io la sento un po' bassa, può urlare un po' di più per favore? Ma cosa, chi è? Sono l'architetto Curiossi, signora. Ma guardi che qui sì, 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 signora, d'accordo, ma io sono l'architetto Curiossi, sto telefonando a tutte le persone della vostra zona, capisce? Allora, perché la vostra zona, noi abbiamo avuto l'incarico dal comune, senso del pudore, di cambiare l'uso della vostra zona, da uso abitativo a uso cimiteriale, cioè praticamente lì nella vostra zona dove abitate voi ci verrà un grande cimitero. Ma da un culo, lei è tutta la sua razzaccia maledetta! Ma razzista, questo, ma come vado? Ma che c'è di strano? Mica le ho augurato la morte, vero? Ah, tutt'altro, la vita per lasciare il posto ai morti. Ma insomma, ora la richiamo perché la signora forse non ha capito bene. Non ha capito. Yeah. Pronto? Ma mi scusi, perché la signora mi ha detto quelle brutte parole? Io non ho il merito, sa? A me mi devi dire cosa vuoi. Ecco, allora, senti, io telefono da Milano. Zitto. Cosa? Zitto, zitto. Ecco, è una donna, spero, sua moglie. Dunque, allora, io telefono da Milano. Sì. Sono l'architetto Curiossi. Nello studio Curiossi e Curiossi e Rosa. Quindi, praticamente, noi siamo stati incaricati dal vostro comune, senso del pudore, di praticamente... Cosa dice? Ecco, parliamo fra persone civili, per favore. La signora mi è sembrata... Guardati, tira via perché ho furia. Molto sgarbata, ecco. Allora, come ho detto la signora, noi siamo stati incaricati di cambiare la destinazione della vostra area da area abitativa a area cimiteriale. Cioè, praticamente noi verremo lì con le uspe a spianare tutti i palazzi, perché lì ci verrà un grosso cimitero, un nuovo cimitero. Ecco, il signore non ha detto nemmeno vaffanculo, praticamente ha buttato giù perché ci aveva una fretta. È chiaro che a questo punto noi richiamiamo sì, il signore, che la signora chi risponde, forse ci avrà un figlio, può darsi anche, no? Sai, a volte c'è, non ce ne sono i figli, io ti faccio un culo così, sai, sono sempre ganzini, no? Vediamo, non so. Pronto? Ah, pronto, signora, ma per favore! Ma lei ha rotto proprio coglioni, sa! Ma come fine, signora? Va bene, io sono così, va bene? Te vuoi? Ma no, siete demoni voi, ecco. Oh, Africa, Toscana, Africa. Mi tocca richiamarla, che non hanno ancora capito, non ho ancora potuto fare la proposta di ospitare l'oculo in casa. Per salvare l'appartamento, per salvare lo stabile, vero? Non so, non capisco questa gente come subito si infiammi, questi toscanacci, vero? Maledetti toscani, come diceva Malaparte. Pronto? Malaparte, non c'entra. Pronto? Cusio, sì. Pronto? Mi ascoltate, almeno ascoltatemi anche se non rispondete. Avete la possibilità di salvare la casa se voi ospitate in casa dei loculi. Pronto? Anche 5, 6, 2, 3, vediamo a seconda della ampiezza della vostra casa. Io non ho mandato un culo subito. No, lei non mi ha mandato neanche a riattaccare. Mi ha mandato quello che mi dice, com'è il fine? Io dico così. Com'è il fine? Ora stanno parlandone. Con le ruspe. Ma senti un po'. Ma se la sono presa subito. Pronto? Ma come vaffanculo? Pronto? Ma io non ho offeso nessuno, per favore! Hanno lasciato staccato, come spesso fanno, non capisco perché. Facciano così. Così si sente tutto, no, in casa? Avvicinatevi un po' che si sente meglio! Eccolo. Pronto? Pronto? Se lo sapevo che... Aspetta, lo richiamo subito. Madonna, ragazzi, sono carini questi, sono piuttosto battaglieri. Però... il fatto di o non rispondere o riattaccare subito è una cosa abbastanza handicappante per il sondazzo, specialmente quando vanno a parlare più lontano e non si riesce a capire quello che dicono. Ma io ho sentito che rievocavano appunto la telefonata, diceva delle ruspe, diceva del cimitero, diceva che l'ho mandata, lui ha detto a lei, l'ho mandata a fare in culo, non è vero, lui ha solo riattaccato, ha fatto il ganzino. Pronto? Pronto? Pronto, signora, non mi mandi a fare in culo, eh? Senta, io ho parlato ora con il sindaco che sta a casa.
casa e ha detto che non ha proprio ordine a nessuno di questi discorsi. Sì, era una risata finta. Non sanno più cosa inventare. Il telefono sotto controllo, il sindaco sotto casa. Cioè, vicino il sindaco. Ma e poi io ti ho detto il comune senso del pudore, voglio dire, non mi ha detto il comune, ha detto il comune senso del pudore. Il sindaco è lì pronto, dice sì signora, ma che figura attaccata a lei. Il comune senso del pudore, l'ho detto il comune. Ma ci mancherebbe altro, mi permetterei mai di attribuire a dei comuni delle cose così scellerate, no? Certamente. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Ma lo vedi che o non sentivano? Perché a volte non mi sentono, non capisco, sembra che io abbia una voce dall'aldilà, no? Sembra che questa non abbia sentito niente, invece dovrebbe sentire tutto perché tutto è predisposto perché ella possa sentirmi, no? Certo. Se non c'è il sondaggio, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondaggio, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.